Basterà un quaderno intero per scrivere tutte le cose belle che ho vissuto con lui. Non me lo ricordare! Comunque, se volete potete andare di lì, potete dargli un ultimo saluto. Io non so se ce la faccio. È in camera? Sì, proprio lì. Mi ricordo di quando abbiamo giocato alla play insieme per la prima volta. Oppure quando siamo andati a giocare a padel per la prima volta. È stato così emozionante. Io mi ricordo quando mi ha rubato il cornetto. Cosa stai scrivendo, Dinna? Una lettera. Oh, tu sì che li volevi davvero bene? Sì. Potete venire, è proprio qui. Non sei sicura che lo dobbiamo vedere? Sì, Nina, dovete dargli un ultimo saluto. Eravate i suoi amici preferiti. Dani, io sinceramente non ce la faccio, mi dispiace. Non puoi salutarlo! Non è che non voglio salutarlo, è che non lo so, ho paura. Non ti preoccupare, è bellissimo. Come lo era nella vita reale. Eccolo, è proprio lì. No, Dani, io non ce la faccio. Dobbiamo davvero andare lì a vederlo? Sì, venite. Solamente perché era il mio migliore amico. Purtroppo i piedi non ci entravano sotto il lenzuolo. Ok. Quindi devo scoprire il velo? Sì. Nina, fallo tu. Io l'ho già visto. Non mi dire che è lui. Sì, è proprio lui. È lui. Il mio povero Robby. Guardate quanto è bello! Io non ce la faccio, me ne vado. Scusa Dani, anch'io. È più forte di me. Robby. Non andate via. Ci hanno creduto per davvero. Ragazzi, credono davvero che io sia morto. Sapete quando uno pensa cosa direbbero i miei amici al mio funerale? Beh, voglio scoprirlo! Stiamo facendo un mega scherzo a Ninna e Matti, vi rendete conto? Ovviamente Dani sa tutto e sta recitando benissimo! Finalmente saprò cosa pensano di me! Robby, ma non è che è un po' cattivello come scherzo? Ma che Dani, loro sono simpatici come noi, di conseguenza lo capiranno e rideranno un sacco quando lo sapranno. D'accordo, Robby, allora adesso andrò di lì da loro. Tu guarda pure con la telecamera nascosta. Era così simpatico. Non ci posso credere, non è possibile, non è vero. Era così giovane poi. E ora Dani come farà da sola, poverina? Gli dobbiamo stare vicino per tutto il tempo, sempre, il più possibile, perché questa è una cosa orribile. Comunque non ci ha detto nemmeno com'è successo. Vabbè, Matti, magari non lo vuole raccontare, che è stato un trauma per lei, no? Effettivamente. Però boh, ce lo poteva dire a noi. Ehi, Dani, eccoti qui. Come va? Come può andare in queste situazioni? Proprio male, proprio male. Sì. Però io adesso andrò a leggere la dedica che gli hai scritto. Magari starò un pochetto meglio. Sì, sì, sì. Dani, sì. Però non ci hai detto com'è successo. Ora ve lo dirò. Un secondo. Un secondo. Oh no, no, sono nei guai. Robby. Sì, ho visto tutto dalla telecamera nascosta, Dani. Non abbiamo pensato a come sono morto. Sotto un treno. No, che brutto, bruttissimo sotto un treno. Non lo so, ho mangiato il pesce spada e la spada si è ficcata nello stomaco. Sei stato morso al parco da un serpente velenoso. Mi fanno schifissimi i serpenti, però ci sta, può succedere. Non penso esistano da noi animali così velenosi, però può accadere. Ok, quindi capito,
vai da loro e digli che sono stato morso da un serpente. Cosa? Robby, sta arrivando. Matti! Sta arrivando. Eh? Lo so, basta piangere, dai. Guarda. Vieni un po' con noi, andiamo a mangiarci qualcosa. Ma poi lo lascio da solo tutto il tempo. No, non ce la faccio. Nemmeno io ce la faccio, sinceramente è una situazione così difficile. Ma non mi hai detto ancora com'è successo alla fine, vuoi che ne parliamo un po'? Sì, ora andrò di lì e dirò tutto quello che è successo a Ninna. Ok, va bene, vai da Ninna che ti sta aspettando. Ci vediamo tra poco. Robby? Ehi! Vediamo un po' che cosa abbiamo qui. Lo sapevo. Questo è il telefono di Robby. Perché dovrebbe averlo a fianco a lui? Insomma, sicuramente non potrà usare il cellulare se è, morto. Non lo so, questa cosa è un pochino strana, però vabbè, non bisogna mai giudicare delle cose così brutte. Questo me lo porto via io intanto. No, non ci credo. E già è difficilissimo far finta di essere morti. Poi non devo respirare. E adesso Matti ha qualche dubbio che io sia realmente morto, deceduto. Ragazzi, questo scherzo sta diventando super complicato. Devo dire a Dani che Matti ha dei dubbi. Eccomi qui. Eccomi. Ora vi racconto cosa è successo. Dici. In pratica eravamo al parco e passeggiavamo, era una bellissima giornata. Ma a un certo punto... Siete pronti? Sentiamo dei rumori. E che cos'era? Era un serpente! Serpente grandissimo e super velenoso! No, i serpenti mi fanno troppa paura! Sì, infatti che brutta fine! Per difendermi, il serpente l'ho afferrato! E Robby è svenuto! Si è sacrificato per te! Sì! Che uomo! Sì, è vero! Mi dispiace tantissimo! Un momento! Hanno bussato alla porta! Forse sono altri ospiti che volevano molto bene a Robby! Vai ad aprire! Sì. Nina! So che queste cose non le dovrei, fare, però... Ho sbirciato sotto il telo di Robby. Cosa? Sì, e ho trovato questo, il suo telefono. Ma non puoi prendere il telefono di Robby, Matti. Sì, però ragiona un attimo. Era a fianco a Robby. Cioè, se lui è morto, non dovrebbe avere il suo telefono. Tra l'altro, guarda, acceso. Ma magari Dani gliel'ha messo per tenerlo vicino a lui, perché pensa che sia ancora vivo, non lo so. È un po' strana questa cosa, voglio capirne di più. Vabbè, comunque io prima ho alzato il telo e Robby non respirava. Oh mamma mia, che brutto. Per fortuna Ninna si è accorta che non respiravo. Infatti ragazzi, stavo trattenendo il respiro da tantissimo tempo. Nei giorni passati mi sono anche allenato per fare questo mega scherzo e Dani ha raccontato una storia super strappalacrime, vi rendete conto? E poi in realtà la persona che ha aperto la porta a Dani era il corriere di Amazon che doveva portarci un pacco, altro che tipo parenti che vengono a trovare. Il piano sta funzionando alla perfezione. Se solo Matti smettesse di non crederci, sarebbe tutto più perfetto. Vado in bagno. Oh, Ninna sta venendo verso il bagno. Devo correre, ragazzi, devo correre. Se si accorge di me, lo scherzo sarà finito. Vi rendete conto? Ok, qui sono al sicuro. Povero Robby, nemmeno l'hanno ricoperto. Non ci posso credere. Mi dispiace, Robby. Ma Robby ha sempre avuto queste sopracciglia orribili. Vabbè, poverino. Mi dispiace tanto. Come? Ninna pensa a quanto pare che ho delle sopracciglia orribili. Dopo questo scherzo le chiederò secondo lei come sono delle sopracciglia belle. Avete visto che Ninna pensava qualcosa di brutto su di me? E così l'ho scoperto? Chissà quante altre cose starò per scoprire quest'oggi. E dire che mi stava per scoprire. Sono dovuto correre qui nel letto più velocemente che potevo. Robby,
Matti sta facendo un sacco di domande e credo proprio che lui abbia il tuo cellulare. Dani, così proprio non va bene. Ho un'idea. Adesso sarà il tuo super momento, il tuo canto del cigno. Andrai lì e dovrai urlare fortissimo, proprio come se io fossi morto, no? Cioè tu comunque soffriresti tantissimo, quindi lui non potrà far nient'altro che consolarti e smettere di pensare che è uno scherzo, anche se in realtà è uno scherzo, quindi ha ragione. Però tu adesso dovrai convincerlo con le urla, il pianto, ti strapperai i capelli, farai cose. D'accordo, Robby, afferrato, vado. Quello di Robby, l'ho trovato. Scusami, Dani. L'ho fatto apposta. Era caduto, Dani, a terra. Tutto ok? No, per niente. Perché? Ma rubato il cellulare di Robby. Era caduto a terra, l'ho solo raccolto. Ma non capisci che è un momento delicato? Mi dispiace, Dani. Va bene, tieni, dispiace. Scusami. Robby. Oh oh, questa volta l'ho fatta davvero arrabbiare. Sta soffrendo tantissimo. Probabilmente non è uno scherzo questo, se no non reagirebbe così. Se è tutto vero, tocca anche a me scrivere un messaggio a Robby. Il mio ultimo saluto. Devo avvisare Robby di una cosa molto importante. Magari sarà curioso. Robby, sono Dani. Ehi, svegliati. Ah, ok, non ci sono. Se non dici la parola in codice che è mucca storta, mica io capisco che sei da sola. Non c'era nessuna parola in codice, te lo sei appena inventato. Sì, è vero, vabbè, comunque dimmi. Matti ci sta credendo, infatti ti ha scritto un'ultima dedica. E Ninna? Ninna l'ha scritta la dedica? Sì, l'hanno scritta entrambi. Ok, allora adesso devo assolutamente leggerle, perché lì c'è scritto il loro ultimo pensiero più sincero in assoluto su di me. Solo che come faccio? Dovrai mandarli da qualche parte o distrarli? Ok, tu li distrarrai in cucina mentre io leggerò le loro dediche, Dani. Mi raccomando, è fondamentale che tutto vada liscio come l'olio. E voi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se volete altri scherzi pazzi come questi. Ninna, Matti, venite con me. Venite. Che c'è, Dani? Dove ci porti? Vi faccio vedere la tazza preferita di Robby. No. Quella con cui faceva colazione ogni giorno. Ok, è il mio momento. Dani sta distraendo Ninna e Matti. Eccola qui. Devo fare velocemente. Sì, è quella di poverino. È vero. Caro Robby, ormai sei morto, quindi non potrai leggere questo messaggio. Certo, come no, mia cara Ninna. E invece lo sto leggendo e come. Ma sappi che quel cornetto che mi hai rubato resterà sempre nella mia mente? Era mio e tu l'hai rubato! Oh no, quindi Ninna se n'è accorta che le ho rubato un cornetto alla Nutella! Non ci credo! E io che pensavo di averla fatta franca! Mi sa tanto che dovrò chiederle scusa dopo questo video. Devo sbrigarmi prima che si accorgano che sono qui. Ciao Robby, mi manchi già. Ho passato degli anni bellissimi con te, con il mio migliore amico. Ti voglio bene. Questa è la dedica di Matti. Lui sì che è un grandissimo amico e non direbbe mai nulla contro di me o pensieri solo negativi come quello di Ninna che dice che ho rubato il cornetto manco a dirmi ti voglio bene. Non lo so. Insomma, quella era la tazza di Robby. Ninna, forse è meglio che noi... No! Ovviamente no, sto scherzando. Ho bisogno di voi, sì. Qui vicino a me, proprio qui vicino, okay, qui, sì, più vicino. Sei sicura, Dani? Magari ti lasciamo sola. No. Non vuoi riposare un po'? No. P.S. In realtà mi sono accorto che quel giorno hai barato alla Nintendo Switch, non ci credo! Anche Matti alla fine, l'ultima cosa che si ricorda è una cosa negativa, ossia quel giorno in cui l'ho stracciato alla Nintendo Switch, anche se ho un po' barato, però vabbè, tra amici un po' si può barare. Andiamo. Ah, stiamo tornando dal morto Robby! Cosa stai dicendo? Perché era importante dirlo, era importante. Robby, guarda!
Non era in questa posizione prima, Robby. Non aveva le gambe incrociate. E poi prima c'era anche il telo qui. Ciao! Ah! Ciao! Un fantasma. Eh? Oh oh! Matti è appena svenuto! Matti! Matti, ci sei? Datemi delle spiegazioni, vi prego! Non lo vedi? È un fantasma! No! Vi abbiamo fatto uno scherzetto! Ma non ci credo, ma davvero? Oppure no, il miglior scherzo che tu abbia mai ricevuto da un amico! Dove vedere la tua faccia, cioè sei svenuto quando mi hai visto, poi... Oh, Robby è morto, è mio amico! No! Questi non sono argomenti su cui fare degli scherzi. Ce la pagherete. Quel cornetto lo rivoglio. Da te non me l'aspettavo. Oh oh, Robby, forse abbiamo un po' esagerato, però è stato divertente. E poi, Dani, ho finalmente scoperto quello che pensano davvero di me i miei amici, che ho le sopracciglia brutte e che rubo cornetti e baro alla Switch. Vabbè, mi farò perdonare in qualche modo. Voi scrivete nei commenti quale altro scherzo potremmo fare ai nostri amici. Noi ci rivediamo domani in un prossimo video. Ciao ciao!